Anno nuovo? Vita nuova? Il COI suona la sveglia. Caruso, rinneghi la violenza. Cari amiche e amici del TG COI, benvenuti e bentornati a una nuova edizione del vostro notiziario settimanale targato COI. Anno nuovo, vita nuova, è quello che si auspica il segretario generale del COI, che con un'articolata lettera indirizzata al capo della polizia ha messo in fila e sollevato tutte le problematiche che rimangono irrisolte da troppo tempo. Ma una su tutte, l'arroganza dell'amministrazione di molti dirigenti periferici, anch'essi nominati uno per uno all'interno dell'articolata nota, che potete reperire chiaramente sul nostro sito internet, dove si evidenziano quali soprusi, quali le storture a cui vengono piegate le norme invece chiarissime che regolano il rapporto di lavoro fra poliziotti ed amministrazione. E il titolo della lettera la dice lunga: uomini e donne che si onorano di indossare la divisa della Polizia di Stato, oppure è la Polizia di Stato che deve ritenersi onorata del fatto che la sua divisa è indossata da uomini e donne così tanto orgogliosi del proprio lavoro? Perché se non ci fosse il sentimento che ci lega a questa divisa e a questa professione, certamente la domanda chi ce lo fa fare, che ci dobbiamo porre quotidianamente dinanzi ai tanti, troppi fatti che squalificano l'attenzione nei confronti della sicurezza e degli uomini che la rappresentano, troverebbe risposte ben diverse. Il testo completo, come dicevamo, disponibile sul nostro sito internet. Qual è la migliore soluzione che affidare un corso di sociologia al leader dei No Global Campani, Caruso, protagonista di moltissime manifestazioni in cui le forze dell'ordine sono uscite con le ossa rotte, protagonista di attacchi continui contro le istituzioni? Un bel corso di sociologia, quindi quale soluzione migliore? Il COISP ha reagito immediatamente, sollevandosi poi dall'altra parte tutte le schieramenti politici della Rifondazione Comunista, che evidentemente esiste ancora, e SEL, che hanno tacciato il COISP di essere dei protofascisti, mentre non si parla assolutamente di chi va a insegnare sociologia e non ha alcun rispetto per le istituzioni. Non se ne preoccupa nemmeno il rettore dell'Ateneo della Magna Grecia, che sconosce addirittura i procedimenti giudiziari che hanno fatto però qualche comparsata sui giornali nazionali per mesi. Ma la posizione del COISP rimane apolitica, rimane lontanissima dal schieramento dei partiti. Vorrebbe che chi va a insegnare ai nostri giovani non sia uno che si dichiara apertamente contro le istituzioni e soprattutto, nonostante i ripetuti inviti del COISP a farlo, non rinega assolutamente le proprie posizioni. I testi della copiosissima rassegna stampa e dei comunicati del COISP a riguardo sono disponibili tutti sul nostro sito internet. Tutela dell'etica professionale, esaltazione della professionalità tra gli operatori della Polizia di Stato, trasparenza del loro operato. Non sono solo parole, perché il COISP l'ha voluto fortemente ed l'ha inserito anche nel proprio statuto, e grazie anche a questo e grazie all'avvocato Pini siamo riusciti ad ottenere la costituzione di parte civile nel processo contro alcuni dei giornalisti denunciati da Nicola Izzo per la questione dei presunti appalti pilotati per il CED di Napoli, perché noi il COISP non difendiamo solamente gli iscritti, ma difendiamo anche la polizia nel suo insieme, e nel caso di Nicola Izzo colpire lui è stato realmente colpire il cuore della Polizia di Stato. Il testo completo del comunicato stampa sul nostro sito internet. Minori e violenza digitale, il titolo della giornata organizzata dal COISP di Bolzano unitamente all'Associazione alla Strada, al Centro Germoglio, con il patrocinio del Comune di Bolzano per martedì 3 febbraio. Due momenti distinti, uno riservato agli operatori della Polizia di Stato alla mattina presso l'aula Palatucci dell'ex scuola allievi agenti di Bolzano, dove alla presenza del segretario generale del COISP Franco Maccari numerosi relatori si alterneranno per mostrare gli aspetti tecnici, giuridici e ovviamente pratici di questi nuovi fenomeni di violenza digitale. Parliamo di cyberbullismo, chiaramente di revenge porn e di tanti altri piccoli e grandi drammi che possono accadere quando si condividono immagini e si subiscono ricatti via internet. I poliziotti sono anche genitori e spesso si trovano ad affrontare, non solo per motivi di servizio, queste tematiche molto molto presenti e scottanti. E alla sera, alle ore 18, presso l'aula di rappresentanza del Comune di Bolzano, si svolgerà analogo convegno aperto invece alla cittadinanza. Per ogni informazione e prenotazione è disponibile l'indirizzo di mail bolzano@coisp.it.
Nuova offerta formativa riservata agli iscritti del COISP grazie all'Università Telematica Pegaso. Sono stati pubblicati i nuovi listini e l'offerta formativa si rivolge a coloro che vogliono conseguire una laurea triennale o quinquennale nelle scienze umanistiche o in giurisprudenza. Ogni dettaglio sul nostro sito internet. Due importanti riunioni questa settimana, la prima il 20 gennaio sull'Istituto di Cambi Turno e Reperibilità e la seconda, che ha subito anche un posticipo, il 23 gennaio alle 9.30 presso l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia, la bozza di istruzioni operative, quei famosi protocolli tanto voluti in maniera molto decisa dal COISP, che saranno discussi in una riunione con il vice capo vicario. Ogni aggiornamento ovviamente sul nostro sito internet. Progetto di razionalizzazione, chiusura degli uffici della Polizia di Stato. Tutti i sindacati, tranne il SAP, in un comunicato congiunto hanno richiesto un incontro con il Ministro dell'Interno, perché non si tratta solo del merito, ma si tratta soprattutto del metodo, della filosofia che sta alla base a questo arretramento della sicurezza, mentre dall'altra parte si continua a proclamare la necessità di aumentarla, visti anche i fatti e gli accadimenti d'oltralpe. E quindi tutti i sindacati, tranne appunto il SAP, vogliono un incontro con il Ministro dell'Interno, e questo hanno detto al vice capovicario durante l'incontro che si è svolto la scorsa settimana proprio su questo tema. Il testo completo del comunicato congiunto sul nostro sito internet. Con il no comment si conclude anche questa puntata del TG COISP, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica dell'Ufficio Comunicazione dell'Immagine. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata del vostro TG COISP. Buona settimana e buon sindacato a tutti.